Ciao a tutti, rieccomi con un nuovo video. Sono stato un po' assente da YouTube, ma oggi ritorno alla grande con un bel video acquisti creativi. Questi acquisti li ho fatti in diversi giorni, non tutti insieme, sia da sola che con alcune ragazze che ho conosciuto tramite il gruppo Facebook Wire Polymer Clay Resine e Perline. Questo gruppo è amministrato da Lia, che conoscerete qui su YouTube come Agape Bijou. Io vi lascio giù nell'info box il link al gruppo Facebook, così che possiate aggiungervi se appunto vi piace la creatività, siete creative e se come noi ogni tanto volete incontrare altre creative per qualche giornata di shopping pazzo. Noi appunto quasi un mese fa, era il 14 marzo, quindi è passato un bel mesetto, ci siamo incontrate ed eravamo cinque ragazze che non si erano mai parlate se non per qualche commento su Facebook e ci siamo riscoperte molto affiatate appunto tra i negozi di materiale creativo appunto perché condividevamo tutte quante la stessa passione. Quindi oggi vi passo a mostrare un po' degli acquisti che ho fatto insieme alle ragazze del gruppo e un po' di acquisti che ho fatto da sola. Allora, vorrei cominciare con qualcosa di veramente molto carino, che sono delle pietre dure. Ho preso questo filo qua di pietre dure in quarzo dovrebbe essere, con questi colori celesti. Voi nella videocamera li vedete ancora più accesi, però in realtà sono di un colore turchese. Le perle non sono sferiche, ma hanno questo appiattimento, quindi risultano essere dei dischetti. E un filo di gocce d'agata bianca che non vedo l'ora di utilizzare sono queste qua. Queste davvero sono bellissime, sono delle gocce belle grandicelle, sono grandi quanto il mio dito, e sono sfaccettate, forse non riuscite a vedere bene il fatto che sono sfaccettate dalla videocamera, ma davvero io non vedo l'ora di utilizzarle, ho già due progettini in mente, però volevo prima realizzare questo video e poi utilizzarle. Ho acquistato velocemente anche un filo di perline nere che volevo utilizzare come centro di questi fiorellini in resina color rosa. Quindi cosa volevo fare? Volevo far passare un filo o un chiodino all'interno di questo fiorellino e come centro del fiorellino volevo mettere questa perlina nera. E pensavo che fosse carina come idea, sia per far diventare un paio di orecchini che come un ciondolo vicino a un bracciale. E quindi mi è sembrato carino l'accostamento nero-rosa. Ancora con le ragazze del gruppo ho acquistato delle gocce che adesso passo a mostrarvi. Le ho in questo sacchettino perché io e un'altra ragazza, Francesca, le abbiamo divise. Abbiamo fatto due fili e ne abbiamo fatti entrambi metà e metà. Eccole qui le gocce che vi ho fatto vedere prima nel sacchettino. Sono di due tonalità di verde e hanno anche due forme diverse. La prima tonalità di verde è questa qua un po' più scura e la gocciolina è un po' più tondeggiante, un po' più cicciottella, mentre la seconda tonalità di verde è questa qua molto più chiara e la goccia è molto più snella, più allungata. Io penso che siano entrambe pietre d'agata e a entrambe appunto su questa tonalità del verde. Continuando con il materiale, ho acquistato questa bustina di castoni, diciamo, chiamiamoli così. Non ho ancora chiaro cosa voglio farci, ma nel negozio in cui li ho acquistati venivano utilizzati come orecchini, ovvero c'erano tre castoni di questi collegati tramite anellino e alla fine una pietra. Quindi mi è sembrato molto luminoso, non sono Swarovski ovviamente, ma saranno tipo
plasticozza, risina al massimo, però fanno una bella luce. Un'altra cosa carina che ho preso mentre ero in giro con le ragazze che ho incontrato grazie al gruppo di Lia è stato questo sacchettino. Allora mi sono decisa di utilizzare un po' di più minuteria e accessori color oro. Perché appunto siamo incontro all'estate e ho deciso di convertirmi al dorato. E ho preso, adesso apro e vi faccio vedere, caccio un po' tutto fuori, ho preso sia degli elementi in ottone che delle monachelle dorate. Adesso è un po' un casino, però ve le prendo una alla volta. Allora, in ottone ho preso questi elementi. Appunto color dorato che hanno il doppio foro così da poterli utilizzare sia come materiale per realizzare degli orecchini oppure all'interno di una collana. Poi ho preso, prendo random, delle monachelle a perno, sì, perché ho preso anche delle monachelle a perno che io non avevo mai preso. Ho deciso appunto di acquistarle per fare qualche paio di orecchini un po' più elegante oppure un po' più estivo e quindi mi sembravano carine per l'estate. Ancora ho acquistato queste monachelle sempre a perno con questi bellissimi cerellini. Ecco, la creazione poi viene agganciata a questi a queste asole che hanno qua, queste tipologie di monachelle. Non poteva mancare comunque un po' di color argentato che a me piace così tanto e ho preso sempre queste monachelle con un'altra tipologia di fiorellini e sono davvero molto carine. Continuando, ho preso questi elementi sempre in ottone, questi qua sono un dorato un po' più scuro. Molto carini, hanno questa forma vortice e hanno poi due fori, quindi si può mettere da una parte la monachella e dall'altra parte la creazione, la goccia, la pietra se si vuole costruire se si vuole realizzare un orecchino, oppure possono essere degli elementi per una collana oppure per un bracciale. Continuando, questi qui, ancora in ottone con il doppio foro, poi ad un solo foro ho preso queste qua, questa coppietta qua e questa coppietta qui di elementi in ottone che appunto penso andranno a fare la parte terminale di un paio di orecchini. Gli ultimi acquisti in ordine temporale sono questi castoni per orecchini. Praticamente sul retro sono delle monachelle, quindi è la parte, diciamo, terminale dell'orecchino. E qui ci sono questi magnifici castoni in Swarovski. Questa è acqua marina e questa è la colorazione Crystal. Li ho presi tutti e due, diciamo, di base dorata, così che posso utilizzare gli elementi che vi ho fatto vedere prima in ottone e posso sbizzarrirmi un po' di più per l'estate. Sì, sono bellissimi, fanno una luce pazzesca. Io ho anche intenzione di tagliarmi i capelli, quindi li userò sicuramente. Per quanto riguarda le pietre dure, che è la cosa che ci interessa di più, ho acquistato per la prima volta questa forma particolare di pietre che è in ametista color lavanda, quindi un ametista, cioè un viola, molto molto chiaro. E come potete vedere, stava scappando tutto, le pietre sono ovali con un doppio foro. Io avevo pensato quindi di utilizzarle con una catena satinata per creare un bracciale, ovvero una cosa del genere. Ho acquistato anche questo filo di pietre di ametista irregolari. Allora, i colori spaziano dal viola più chiaro, quasi lavanda, questo qui, ha un viola ametista classico proprio più scuro. Vorrei realizzare con queste pietre una bella collana, perché proprio qui al centro c'è una pietra più grande e man mano le pietre vanno a diminuire di dimensione, allontanandosi dal centro. Quindi poteva essere anche una bella idea per una collana, casomai metterci una chiusura,
in argento proprio per far risaltare anche le pietre naturali che sono molto più belle e poi il gioco è fatto, anche perché poi la collana risulterebbe abbastanza semplice. Ormai mi conoscete e sapete che a me piacciono gli elementi molto semplici, molto delicati e appunto per questo ho acquistato queste pietre che sono davvero impercettibili, piccoline, molto semplici e non per nulla pesanti. Vabbè, lasciamo stare gli scherzi. Vedete qua delle pietre di agata. Questa è agata, cioè un quarzo colorato, che sono bellissime, secondo me sono belle grandi, non sono tagliate, sono penso quasi al naturale e infatti le ho pagate un bel po'. E, sono così lucide, così fredde che da lontano sembra resina. Invece no, sono pietre naturali e sono tutte diverse fra di loro e questo filo, ogni pietra di questo filo ha una sfumatura diversa e quindi io le ho acquistate perché appunto mi sono innamorata a prima vista, però ancora bene non ho capito come le posso utilizzare. Se realizzare una collana con il wire, ovviamente non posso utilizzarle tutte quante insieme perché sono belle pesanti, però mi ha colpito subito, quindi ho deciso di prenderla. Infatti, la volta dopo, quando sono andata nello stesso negozio, non c'erano e diciamo che sono stata abbastanza, tra virgolette, fortunata a prenderle subito. Bene, tutti i miei acquisti di questo mese finiscono qua. Ho acquistato ovviamente della minuteria, quindi delle chiusure, un po' di catena, del filo armonico, dei chiodini, ma sono cose diciamo che tutte quante comprano perché si utilizzano spesso nella creazione di gioielli artigianali, quindi sono cose semplicissime. Farvi vedere un pacchetto di chiodini non penso che possa rendere questo video di tanta compagnia. Niente, vi ho fatto vedere le cose più belle che ho acquistato, secondo me. Ovviamente a me piacciono tanto le pietre dure, quindi ho dato più spazio alle pietre dure. Bene, il video è finito, spero che vi abbia tenuto compagnia e spero che possiate scusarmi dell'assenza del mese scorso. Giù nell'info box vi lascio come sempre il link alla mia pagina Facebook e al mio profilo Instagram. In più vi ho detto che vi lascio il link al gruppo Wire Polymer Clay Resine e Perline, che è amministrato da Lia. Quindi, se siete delle creative o volete sbirciare un poco, penso che vi potete iscrivere e che possa essere carino parlare pure con altre creative della nostra passione. Niente, vi saluto, un bacio e al prossimo video. Ciao ciao!